Maschere dall'aspetto terribile in grado di intimidire uomini e divinità, danze e rituali che affondano la loro origine in un mondo pagano, arcaico, in cui uomo e natura erano fortemente legati ma in continua lotta e contrapposizione. Questo e tanto altro rappresentano le maschere tradizionali sarde che questo pomeriggio hanno dato vita per le vie di Nuoro alla terza edizione della rassegna regionale Mascheras de Carrasecare. Un evento che vuole diventare un appuntamento fisso in grado di mostrare ai nuoresi e ai turisti quale sia il grande patrimonio culturale che le antiche maschere del carnevale tradizionale sardo custodiscono. La manifestazione, promossa dall'amministrazione comunale di Nuoro, è inserita nel circuito regionale L'Isola che Danza, un'iniziativa dell'assessorato regionale del turismo che attraverso l'agenzia regionale Sardegna Promozione, partendo dai fuochi di Sant'Antonio, passando per il carnevale e terminando con i riti della Settimana Santa, intende promuovere in Sardegna non solo il grande scrigno di riti religiosi e laici che caratterizzano la cultura e la tradizione sarda. Alla sfilata, partita da Piazza Sardegna e dipanatasi per le vie del centro, per concludersi poi ai giardini di Piazza Vittorio Emanuele, hanno preso parte 16 gruppi provenienti da tutta la Sardegna. Immancabile ovviamente quella del carnevale barbaricino, ma non è mancata la presenza di una rappresentanza della Sartiglia di Oristano con i tamburini e i trombettieri. Alla rassegna si sono viste alcune delle maschere tipiche del carnevale barbaricino, i mamutones e gli socradores di Mamoiada, urtos e butudos di Fonni, turbos e deritaios di Orotelli, ma anche su colongiaio di Laconi e soscolonganos di Austis, senza dimenticare i tamburinos di Gavoi. Tanti nuoresi turisti che non hanno voluto perdersi questo ultimo appuntamento col carnevale. Al termine della sfilata, che ha attraversato anche il Corso Garibaldi, le maschere e i tanti spettatori sono ritrovati ai giardini per una grande festa all'insegna della musica tradizionale sarda e dell'allegria, un evento curato dai docenti e dagli allievi della Scuola Civica di Musica. Un altro contributo alla riuscita della manifestazione è stato dato dagli studenti del corso turistico dell'ITC Satta, che hanno guidato i turisti alla scoperta di Nuoro e dei suoi tesori.